E per concludere torniamo a parlare dell'estate dei trasporti. Oggi sentiamo Massimo Garbini, il direttore generale dell'ENAV, l'azienda pubblica di servizi per il traffico aereo. Se un qualunque volo arriva in sicurezza e in orario, lo si deve anche al poco apparente ma determinante lavoro dei controllori dell'ENAV, una delle eccellenze nazionali per sicurezza e tecnologia. Direttore Garbini, come affronta l'ENAV la stagione estiva che porta in alcuni giorni a triplicare il numero dei voli da seguire e assistere senza provocare ritardi? Noi fondamentalmente manteniamo inalterate tutte le attività che teniamo in piedi per il corso di tutti i 365 giorni dell'anno, in quanto per noi la sicurezza è il punto numero uno della nostra attività e non possiamo mai abbassare la guardia. È evidente che però nel periodo estivo noi abbiamo la nostra punta di traffico, per cui ci dobbiamo attrezzare affinché sia le tecnologie che abbiamo a disposizione che soprattutto la risorsa umana sia pronta ad affrontare questo tipo di attività. Per cui, per quanto riguarda la tecnologia, eleviamo al massimo tutti i livelli di manutenzione preventiva e teniamo assolutamente sotto controllo tutti i sistemi tecnologici. Per quanto riguarda la risorsa umana, aumentiamo il numero dei controllori disponibili nelle sale operative, in quanto il numero dei movimenti può anche diventare 3 volte il numero che normalmente gestiscono d'estate. Nella passata stagione, quali sono state le cifre del traffico gestito dagli uomini dell'ENAV? Facendo riferimento ai 4 mesi estivi, diciamo da giugno a settembre compresi, abbiamo gestito l'anno scorso circa 800.000 voli, purtroppo registrando una diminuzione del 5-8% rispetto all'anno precedente, in linea con tutte le riduzioni del traffico dovute alla crisi economica che tutti ben conosciamo. Abbiamo avuto registrato il picco assoluto della giornata del 1° di agosto del 2009 con 5.815 voli gestiti. Quanti ritardi sono imputabili all'ENAV? Ci piace dire che noi garantiamo una puntualità praticamente al 100%. L'anno scorso non abbiamo assolutamente assegnato, per cause esplicitamente ed esclusivamente deputate ad ENAV, neanche un minuto di ritardo. Per quest'anno siamo a metà luglio, a tutt'oggi non abbiamo ancora applicato ritardi significativi e contiamo di mantenere questo tipo di prestazione.